Que Mario sea bravo, que Silvio lo sea menos, que un casino sean los dos, que el Italia sea las frutas, depende. Que a Fornero coye el rimel, que a Gelmini scavio el túnel, que Avelina mueva alancas, que sean esclavos de las bancas, depende. Depende, da que depende, da la nuestra gran paciencia, todo depende. Depende, da que depende, de que vanno toda fancul, da noi depende. È bonito questo paese, ma poquinho es tan guayado, que el sistema electoral que mucho está arrocado. Depende. Si el laboro, por ejemplo, está escaso y no capisco, porque lo que guadañamos se lo chucha todo el fisco. Depende. Depende. Da que depende, da la nuestra gran paciencia que nos arende. Depende, da que depende, da que dimos todo, no basta, todo depende. All'ottica de corsa, de quersa. Salve, lei Panatta ha riconosciuto l'autore del brano, diciamo il centone, come si dice, è la Sora Cesira, ovviamente. Certo. Ma il gruppo lei l'ha riconosciuto, era? Depende. Gli Arabe de Palo, famosi negli anni, nell'estate del... Come si chiamano? Gli Arabe de Palo. Gli Arabe de Palo. Nell'estate del 1999, famosi. No, non mi ascolti. Lei mi può tradurre gli Arabe de Palo? È il nome del gruppo. Che significa gli Arabe de Palo? È come spiegare a uno spagnolo cosa vuol dire mamutones. È uno che fa il palo, no? Il palo. No, ma lei dovrebbe ricordarselo perché, nonostante era nell'altro secolo, l'estate del 99, fecero un brano che spopolò a livello planetario, che si chiamava La Flaca. La Flaca. Che fa? Suggerisce. Schininna suggerisce. Schininna suggerisce. Io non voglio essere suggerito. Chi c'è Schininna alla Jingle Machine? Antonio La Trippa. No, Giulia Soi. Dove sta l'autore che ha un grande futuro dietro alle spalle? Che deve pensare al suo futuro, ho detto. Pennacchioli, dove sta? State là, state là. Vabbè, state là. Salve Pizzi, come va? Benissimo. Passato un buon weekend? Sì, ho fatto delle cose interessanti. Sono stato a... lo sciopero a San Giovanni. Sì, la manifestazione. La manifestazione. E ha fotografato soggetti interessanti? Ma la gente normale che stava reclamando i loro diritti. Giustamente, va bene. Oh, l'ospite di questa puntata di inizio settimana è già venuto a trovarci, un nostro amico, siamo sempre contenti e lieti quando lo vediamo. Tra l'altro... ha fatto il conduttore per la 7 della serie Città Criminali. E lasciamo stare. È alt. Però è più noto come interprete di film perché ha fatto 20 sigarette sulla strage di Nassiria, ma ancora di più per la serie Romanzo Criminale in cui faceva il freddo, molto freddo. E adesso, da ultimo, fino a ieri, è stato al Teatro Argentina, Teatro Argentina, con un trans chiamato Desiderio. Noi volevamo sapere da Vinicio Marchioni come mai questa scelta. E soprattutto quale ruolo faceva nel trans chiamato Desiderio. Vinicio Marchioni invece con un trans chiamato Desiderio.
con storicamente un padre nobile sì. che aveva in canotta, in maglietta, col muscolo guizzante, Marlon Brando faceva insomma, la sua porca figura. La sua porca figura. Lei era da me, è stato da me, no? Fino a ieri, no? Sicuramente sì, però insomma abbiamo cercato di fare altro. Insomma. Però è ovvio che sei meno di Marlon Brando, qualsiasi persona. Grazie al cazzo. Io non ho parole. Però dicono che tutti gli attori sì. dicono che Marlon Brando è stato il più grande di gran lunga di tutti gli altri di tutta la storia del cinema. E sti cazzi, contento di. Adesso vado su. Sì, e gli, no, a Giulia Soy. No, no anche a lei, perché no, a Giulia Soy. Un ditino. No, no, un ditino. Un ditino. No. Com'è stato uscire sul palco del Teatro Argentina, che è un teatro prestigioso qui a Roma? Insomma, un po' di teatri ne avevo visti già, però la prima volta che sali lì sopra ci stanno 6 ordini di palchi. Di fronte a te fa impressione perché è enorme, è effettivamente enorme, ci stanno più o meno 800 persone dentro ed è stato tutto esaurito tutte le sere, quindi emozionante, sono contentissimo di avercela fatta però. No, ma la coltivi l'emozione ogni volta, sono convinto di una cosa, che il giorno in cui non sei intimorito, non sei emozionato e esci sicuro di te stesso, fai una è il giorno in cui, esatto, la classica schiacci, diciamo così, quella cosa che è meglio evitare fino a quando è possibile, anche se quando la schiacci tu, tutti gli altri che l'hanno evitata ti dicono che ti porta bene, porta sì, bene a loro, che l'hanno evitata, a te un po' meno. Esatto. Pizzi, lei ha capito qual è il soggetto sottinteso? Sì, 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 l'ho capito. Che cos'è? No, la famosa... Ah, sì, va bene. Allora, vedo che ha capito. Lo diciamo Scheiss. Vogliamo vedere una clip di Marchioni sul palco? Che paura. Poi dobbiamo parlare di un po' di attualità, perché oggi c'è stata un'udienza che riguarda Augusto Minzolini, poi venerdì scorso ha debuttato un programma su Rete di cui si è molto parlato nel fine settimana, perché c'è stato un testa a testa, diciamo così, fra Luisella Costamagna, già... volto della Sette, e l'ex ministro delle pari opportunità Mara Carfagna. Ma andiamo con ordine. Marchioni on stage. Vediamo le carte. Non ci sono carte. Non mi hanno mostrato carte. Non mi importa niente delle carte. Hai mai sentito parlare del codice Napoleone? No, Stanley. E allora, se permetti, Cochina, ti chiarisco un paio di punti. In questo stato della Louisiana esiste una cosa chiamata codice Napoleone, secondo il quale qualunque cosa appartiene alla moglie appartiene anche al marito e viceversa. Per esempio, se io avessi una proprietà o se tu avessi una proprietà... Mi gira la testa! Va bene. Aspetto che abbia finito di sguazzare nell'acqua bollente. Poi lo chiedo a lei se sa niente del codice Napoleone. Secondo me tu sei stata infinocchiata, Cochina. Sempre per via del codice Napoleone. Se sei stata infinocchiata tu, sono stato infinocchiato anch'io. E a me essere infinocchiato non mi piace. Io non ho capito bene quello che... Questo per lei. Di fatto non ti rendi conto di quanto sei ridicolo quando pensi che io o mia sorella o chiunque altro della mia famiglia abbia potuto cercare di infinocchiare qualcun altro. Se la casa è stata venduta, dove sono i soldi? Non è stata venduta, Stan. È andata perduta! Perduta! Interruptus. Mi fa effetto rivederlo in palco. Però sta sempre in televisione. Lui. Sì, cioè. Sì. Ma poi sono tanto incazzato. Bravo. Io sono un ragazzo. Però gli fanno fare sempre le parti. Lo dico a tutti. Gli fanno fare sempre le parti. Fanno sempre la parte dello Ma no, stronzo. Più che il cattivo, incazzato. Sì, sì, sì. Lui è incazzato proprio. Ma come mai? Ma che ne so. Ma chissà che cosa vede la sì. gente. Però era meglio il freddo del polacco incazzato, secondo me. Il freddo. Beh, era più lunga la storia. No, perché c'è romano. Vabbè, adesso se volete andare a chiarirvi le idee... Però subito un po' fa così, eh. No, ho capito, però ho tutta una serie di... Vabbè, abbiamo annunciato la partenza venerdì scorso in concorrenza con le invasioni barbariche di Robinson, senza S, Robinson. Sì, la trasmisione della Costamagna. Di Luisella Costamagna. Bella tosta, la Costamagna. Bella tosta la Costamagna. Ha già litigato? Eh? Ha già litigato? Con chi? Con la... Sì. Con Mara Carfagna. Con la Carfagna. Beh, diciamo che da quello che si è, io non ho visto la puntata, ho visto solo il contributo, ma da quello che ho letto sui giornali e quello che ho letto sui social network, Twitter soprattutto, insomma, sembra che Mara Carfagna
forse ci si aspettava andasse lì in una veste un pochino più dimessa, non dico la vittima sacrificale annunciata, e invece ha tenuto proprio botta, pare, insomma, in maniera piuttosto, ha tenuto bene. Botta. Vogliamo vedere, così parliamo meno e vediamo di più. Non mi piace il modo con cui lei ha lanciato il servizio, glielo dico subito. Quando dice che dal governo Berlusconi al governo Monti è cambiata anche l'immagine delle donne al governo. No, lei Il problema non è la forma, il problema è la sostanza. Visto che lei dice il problema è la sostanza e non la forma, non l'immagine, anche quando una, insomma, diventa ministro, come mai lei ha cambiato immagine in modo così repentino? Nel momento in cui è diventata ministra, non è stato, perché ci si adegua all'ambiente in cui si va. Se lei va al mare, mette i pantaloncini, se va in chiesa, i pantaloncini non li mette. Quindi nel ruolo non è che lei volesse far dimenticare un passato, assolutamente no, io non ho mai rinnegato il mio passato, non l'ho mai fatto e non lo faccio tuttora, non ho nulla di cui vergognarmi. E delle critiche? È stato un percorso della mia vita. Certo. No, ma di questo io volevo parlare, visto che lei appunto ha partecipato a Miss Italia, ha fatto programmi televisivi, è stata showgirl, ha fatto calendari sexy. Era un calendario, era un pubblico redazionale, ma siamo sempre era lì sexy. A... Su quello non ci sono dubbi. Infatti, guardi, continuo a dire che non rinnego assolutamente. Mi viene in mente una sua affermazione. Sono diventata il suo testo di riferimento. No, perché mi ritrovo molto in alcune cose che lei dice, perché probabilmente ci sono dei percorsi comuni. No. Quando lei dice non sono diventata ministro io. Ma ha ancora tutto il tempo davanti per poterlo fare. Non quando lei dice che Santoro le ha dato una grande possibilità, certo, ha creduto in lei e lei è riuscita a fare. E sono profondamente diversi, mi rendo conto, probabilmente anche in quanto a simpatia personale. E non solo, non è detto, dipende ovviamente dai punti di vista. Anche in televisione avvengono cose di questo tipo, cioè carriere rapide che apparentemente vengono giustificate in base a determinati motivi, all'avvenenza della persona in questione, che poi invece dipendono dal merito. Nel mio caso non è stato dettato dall'avvenenza. Capirai, è un po' diverso arrivare a fare una carriera televisiva e arrivare a essere ministro della Repubblica. Anche sul suo conto ci sono stati molti pettegolezzi. Ho sempre pensato che lei fosse arrivata dove è arrivata non per la sua avvenenza ma per il suo merito. È una diversa impostazione. Sì, no, ma io ero già giornalista. Senta, Berlusconi non ha mai nascosto una grande passione, no, nei suoi confronti. Ha detto anche pubblicamente, lo ricordano tutti, che se non fosse stato sposato, all'epoca lo era ancora, l'avrebbe sposata. Disse che era una donna da sposare, che è diversa. Poi mi sono trovata un marito decisamente più bello e più giovane, ecco, se permette. Perché almeno lo può dire, ma Berlusconi, un difetto di Berlusconi lo dice. Ne ha tanti. In realtà, ma insomma, è brutto e vecchio. Non mi interessa. Se il suo marito bello e giovane. No, io bado mio marito e voglio dire, quello che mi riguarda, quello che mi interessa ce l'ho a casa. Sono venuta qui pensando che questa fosse una trasmissione di approfondimento politico, mi rifiuto di parlare di gossip. Anche per lei. Bene, questo è il contributo. Scusi, mi sono un attimo perso con questa divagazione. Beh, non è tanto una divagazione, è un contributo, nel senso che poi ciascuno può fare le valutazioni che crede, nel senso, io per evidenti ragioni di bon ton, di conflitto di interessi, essendo in attività produttive con il marito dell'ex ministro, non commento, ciascuno può fare la sua valutazione. Qualcuno ha parlato, e non sto parlando di Panatta perché sennò lo direbbe lui stesso, ha commentato un incontro di tennis finito 6-2, 6-3, poi... Anche qui ciascuno può decidere io chi ha fatto. Io ho detto 6-2, 6-2. 6-2, 6-2. Un collega, Andrea Scanzi, mi ha scritto 6-2, 6-3. O 10, per l'appunto. Per chiudere il pacchetto televisivo, questa è la notizia. Venga, Tonino. So che lei durante il weekend ha libato. Questa è la notizia di oggi. Giudice rigetta il ricorso di Minzolini. Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso d'urgenza di Augusto Minzolini per ottenere il reintegro alla direzione del TG1, da dove è stato rimosso lo scorso dicembre dopo il rinvio a giudizio per peculato in relazione all'utilizzo della carta di credito aziendale. I legali Minzolini, professor Federico Tedeschini e l'avvocato Nicola Petracca attendono ora di conoscere il contenuto dell'ordinanza del giudice Giovanni Mimmo per presentare l'eventuale reclamo. Per quanto riguarda il processo a carico del giornalista, cioè quello per
peculato. La prima udienza invece si è già tenuta lo scorso 8 marzo. Devo andare in pubblicità, possiamo far vedere il contributo? Sì, facciamo... Mio? E allora, cassa con la pubblicità, il contributo lo vediamo dopo e mi mettete a posto il microfono, grazie. Vinicio Fan Club, che tristezza. No, anche, non per Vinicio Marchioni, sono contento per lui e sono contento anche per voi, se ci credete. Che tristezza che noi caro Panatta e caro Pizzi, noi non siamo mai stati gratificati da un fan club. No, no, tu lo hai un fan club. Sì. Sì, sì. Grazie al cazzo. E vedo? Così, gratis. No, no. Va bene. Sì, sì. Vogliamo vedere il contributo di un inviato di servizio pubblico che ha raggiunto... non tanto incidentalmente, come si evince dalle immagini, Augusto Minzolini all'uscita dell'udienza di oggi. Cioè sono immagini fresche fresche, stanno sul sito di servizio pubblico e noi ce le siamo ciuffate. Come si dice a Roma? Minzolini, buongiorno. Luca Bertazzoni, servizio pubblico, piacere. No, neanche la mano mi dà. No, non ti do perché ho letto oggi una cosa sul fatto che... Com'è andata l'udienza per il reintegro? È andata bene o è andata male? Eh? È andata bene anche la reintegro? Non è che ho deciso io di andarmene dal TG1. L'hanno mandata via, non l'hanno potuta licenziare perché non è direttore ma è caporedattore, quindi... Ma guardi, non è... lei probabilmente è un ignorante perché non c'è nessun motivo per licenziarlo, okay, ha capito? Allora, lei, se lei si deve prima... Grazie per leggere, certo, lei si legge tutto e poi mi fa delle domande che siano un minimo certo pertinenti. Ci sono questi 68.000 euro che lei... Che cosa? Quali? Lei deve partire da un presupposto che quei 68.000 euro sono stati ridati all'azienda. E perché gliel'ha ridati all'azienda se lei li considera perché era una spese legittimamente? Perché era una procedura sbagliata. Augusto, ok, era una procedura sbagliata. No, però lei dice è una procedura sbagliata. Ma certo, no? È una procedura sbagliata. Senta, sul fatto che la procedura era sbagliata, a questo punto io li ho ridati. Adesso... secondo me poi andremo a verificare che quella procedura è stata applicata solo con me, ok? Ma non si sente in imbarazzo, Minzolini? Ma io non ho speso... lei dovrebbe essere imbarazzato, lei guarda, dovrebbe essere imbarazzato, chiedendo... lei sarebbe chiaro, le sto chiedendo semplicemente se è abbastanza ridicolo questo tuo modo di fare giornalismo, a me dà fastidio. No, allora arrivederci, semplicemente... non ho alcuna voglia di parlare, cioè i weekend a Capri spesi diciamo con i soldi del servizio. A lei adesso io la querelo perché non è vero, adesso lei non sa, non ha letto, lei non ha letto neanche gli atti, lei è un ignorante, non ha letto. Allora la smetta, io la querelo, mi dia il suo nome, visto che lei dice mi dia il suo nome, mi dia il suo nome, ma ho pagato io, mi dia il suo nome, Luca Bertazzoni, mi dia il suo nome, allora poi ne parliamo, adesso e poi invece a Dubai, a Dubai, ma lei non sa nulla, lei non sa nulla, a Marocco c'è niente, non c'è nulla di tutto questo, volte in Marocco, allora deve querelare tutti i giornali e l'informativa, della finanza che parla di questo, no, infatti lei non ha letto neanche l'informativa della finanza. Questo lei è un ignorante. Lei è un ignorante. Faccia il però senza insultare. Si almeno gli no, lei è un ignorante. Lei insulta me. Io non sto insultando. Allora. Le sto chiedendo conto. Lei è un ignorante. Di lei che cosa? Io adesso la querelo. Lei è andato. Le ripeto, lei non ha letto nulla. Lei non è un giornalista. Allora questi 68.000 euro come li ha spesi? Scusi. Infatti, ma lei non ha letto. L'ha letta o no? Non l'ha letta. Ma sia calmo. Andate a fare il giornalista qualche altra. Scusi, le sto chiedendo. Semplicemente, se per lei è normale, allora i 3.000 euro che lei ha speso a pranzo col suo amico Bekis, no? Soldi pubblici, dico, no? Ma lei, guardi, normale? Ma quello fa parte di qualunque cosa, nel senso in qualunque azienda cioè, viene. Lei va a pranzo con Bekis, con il suo amico Bekis e con i soldi pubblici della RAI. Ecco, perdo tempo, per favore. Basta rispondere alle cose. Punto. Lei non sta rispondendo, lei mi sta chiedendo delle cose che non sono vere. Punto. Il fatto che Masi abbia detto di non aver autorizzato quelle spese è vero, questo l'ha detto IPM, Masi. Ma si dice che era in perfetta buona fede la mia. E questo è il carteggio con lei. E questo ma è il carteggio con lei. Non è il carteggio con lei. Anche quello che dice. Lei va a dire di non avere autorizzate queste. Lei non queste ha letto spese. La cosa, lei viene a fare delle domande senza aver letto niente, è quello che io trovo. Minzolini, questo lo dice lei. Logicamente scorretto. Lo sta dicendo lei. Noi ci rivediamo, facciamo una bellissima querela, così adesso mi va a parlare sia del Dubai sia del Marocco. Va bene. Mamma mia. Noi l'abbiamo. Vogliamo ridere anche. Io stavo per commentare il servizio. No, stavo chiedendo sì? Il freddo. Sì. Cosa avrebbe fatto? Come avrebbe reagito?
No, perché al di là delle opinioni, dei giudizi, sì, e dei comportamenti che noi facciamo c'è vedere un il processo in atto. Quindi, esatto. Insomma. Sì, ma quello però, è parte del mestiere. Guarda, quando uno fa il mestiere di reporter, le deve fare le domande. Sì. Su un caso del genere le deve fare, no, è inutile che ci... Ma nessuno lo contesta. Però diciamo che adesso sto astraendo dal caso specifico. Sì. C'è modo e modo di fare le domande che vanno fatte e soprattutto le domande poi... E sto astraendo dal caso specifico, prima di fare le domande bisognerebbe sempre documentarsi molto bene. Sì, sì. Non so se non sto entrando, non il documento è offerto, diciamo così, alla visione, poi come stava dicendo Vinicio che lei ha interrotto, facciamolo. No, ha fatto bene. Però di chi, Marchioni? Nel senso che molto spesso succede che le persone che vengono lì e fanno una serie di domande, è come diceva lei prima, è sempre la maniera con cui si pongono le cose, perché Adriano giustamente sta dicendo se fosse successo a me io gli avrei dato un cazzotto in bocca. A chi? No, sì, no, no, astraendo, no, dal, no, caso, astraendo specifico, dal caso specifico, non nel caso specifico. No, nel caso specifico. Però se lei astraendo, ma mica tanto. Astraendo. Però mica tanto. comunque è parte del lavoro quello. Sì, sì, però dico una cosa. La, sì. No, io la reazione è più violento uno sganassone che uno gli potrebbe anche dare, astraendo dal caso specifico. Un bello sganassone proprio bello forte, sì. Sì, oppure la violenza di questa intervista qui, secondo me è molto violenta questa intervista qui. Ma che volevi? Invece andasse e gli mettesse... No, io sono, allora, prima di tutto io sono per far vedere tutto, poi quando uno vede, dopo è scontato che il nostro pubblico sia in grado di giudicare. Quello ha usato propri... 78.000 euro che non erano suoi. Me li portate via con la sirena tutti e tre? Io devo parlare di una cosa, allora... No, è giusto, giustissimo. Mentre voi parlate di questo, sì, io vi faccio vedere, perché Tonino sta inquadrando una vite. Salve Tonino, mi dovete inquadrare questo titolo? Davide Monti. Il titolo è L'ordine del sindaco, vietato morire. Le sembra poco? Non so se si vede. Possiamo far vedere, chiedo, anche agli ospiti in del studio. Del sindaco, quale sindaco? Aspetti, se magari lo mettiamo anche sugli schermi, così magari mentre inquadriamo gli ospiti non gli vengono gli occhiettini che si devono... Niente. Possiamo avere se siete pronti, mi dispiace. Allora, l'ordinanza numero 9 del 5 marzo 2012, comune di Falciano del Massico, provincia di Caserta. Premesso che il comune di Falciano del Massico non ha il cimitero nel proprio patrimonio immobiliare e dalla data dell'acquisita autonomia il comune di Falciano si è sempre servito del vicino cimitero San Lorenzo di proprietà del comune di Carinola, che la gran parte delle tumulazioni è stata organizzata dalle locali confraternite che storicamente hanno avuto la disponibilità di un numero di loculi sufficiente per le esigenze cittadine. Però tale cimitero è arrivato a saturazione anche per quanto riguarda la componente confraternite. Preso atto e atteso tutto questo, ordina con decorrenza immediata e per quanto nelle possibilità di ciascuno, ditemi che non è uno scherzo, è fatto divieto ai cittadini residenti nel comune di Falciano del Massico o comunque di passaggio per il territorio comunale di oltrepassare il confine della vita terrena per andare nell'aldilà. E quindi ordina di notificare la presente ordinanza ai cittadini di Falciano a mezzo notifica collettiva e nelle bacheche comunali. Quindi se volete morire dovete, ammesso, ripeto, che non sia una grandissima bufala. Come si chiama il sindaco? Non c'è scritto, sì, c'è scritto Giulio Cesare Fava, da che si deduce Vabbè, che evidentemente... Scherzo, ah, ecco, appunto, che è uno scherzo, perché non possiamo pensare che esista un comune in cui il sindaco si chiami Fava e che sia vero. Però, secondo me, vedrà in quanti avranno abboccato e domani tutta questa notizia verrà rimbalzata dai social network e quant'altro. Pronto a essere smentito nel caso che esista un sindaco che si chiama Fava, il che ci potrebbe anche stare. Perché no? Lo perché andiamo no a trovare tutti quanti, sì, gli facciamo un paio di domande. Vietare, ma le sembra che venga fatta un'ordinanza comunale per cui si ordina uno di non morire nel comune? Beh, insomma, stai morendo, esci dal... vai oltre il raccordo anulare. Ma, detto questo, vogliamo vedere una seconda clip di un tram che si chiama Desiderio? Capisco che Vinicio... come dire, la resa del palco teatrale nel piccolo schermo. No, ma io mi imbarazzo sempre ogni volta che rivedo qualsiasi cosa che sua faccio io. Quindi, volevo regalarle il cofanetto di tutto Romanzo Criminale, vedercelo tutto insieme 24 magari ore su 20, magari. La prima e la seconda serie. Vedrei. Grazie, le contribui. Nash balla il valzer con gesti languidamente romantici, micine incantato e si muove assecondandola timidamente. Nash balla il valzer con gesti languidamente romantici, micine incantato e si muove assecondandola timidamente come un orso ballerino. Sta
Stanley entra a passi veloci. Stanley entra a passi veloci e si dirige verso la radiolina bianca. Stanley entra a passi veloci, si dirige verso la radiolina bianca e con una sonora bestemmia la scaraventa dalla finestra. Ubriacone! Ubriacone! Stanley, cosa succede? Retrocede scomparendo! Retrocede scomparendo a lunga avanza! Retrocede scomparendo a lunga avanza e scompare! Retrocede scomparendo, lui avanza e scompare, rumori di percosse. Retrocede scomparendo, lui avanza e scompare, rumori di percosse, Stella grida. Retrocede scomparendo, lui avanza e scompare, rumori di percosse, Stella grida, Blanche grida. Mia sorella aspetta un bambino. Beh, già tanto che non abbiamo tagliato il contributo sull'urlo. Però mia sorella aspetta un bambino, ci sta benissimo. Un? 10! Ecco, appunto, ci stava... Ma la Soi ha capito che ci sono più di 3 tasti, sì, che la Jingle Machine ce l'ha 50. No, manco 10, anche di più. Comunque non fa niente. Oh, scusate, qua... Madonna. Che c'è? Perché mi avete messo... Ibrahimovic, Nocerino, il Milan scappa con la strana cosa. Non mi dite che c'è Tiziano Crudeli che dà de matto un'altra volta. Lei sa che esiste un giornalista sportivo, grande amico De Panatta, con cui negli anni d'oro andavano a fare bisboccia dal Bugliaccaro, passavano le seratine così. Panatta e Tiziano Crudeli, tifoso del Milan. Non conosco Tiziano, no, non lei non conosce sentito. Tiziano Crudeli. Pensavo, lei non conosce Panatta, che già sarebbe... Lo facciamo conoscere. Adesso lo facciamo conoscere. Lei per chi tifa, Marchioni? Romanista, ma con molta calmitudine. E sti cazzi, vuole dire qualcosa? Ma è vero, come sti cazzi? Vuole dire qualcosa? Io... Non è che è laziale. No, ma... Sì. I poveri pellegrini. Ha detto, no, non voglio dire Tonello... sti poveri pellegrini. Vediamo il contributo, va. Sti parte. Poveri pellegrini. E ci sia stato qualche tipo di tensione nello spogliatoio è abbastanza innegabile, perché... Innegabile perché... Perché arriva lui da Dubai, dal Qatar, a dire determinate fallo cose. Finire. Ma chi cazzo c'è? Ma fai il Qatar, è indubitabile. È indubitabile. Ok, ognuno. Io, no, ognuno. Tanto a casa, no. Ognuno no, si forma no, il proprio no, giudizio. No, non è ognuno. Ma certo. Quindi io voglio dare degli fatto. Spogliatori voglio come non c'era. Questo giocatore vada a parlare ad una televisione svedese e vada ad imprimere, a mettere certi accenti sulle dichiarazioni quando non parla con te e con me. Quali sono le dichiarazioni? Quelle che non gli è piaciuto. Sono le Milan di quella sera. Dimmi delle dichiarazioni. No, quelle che non gli è piaciuto dimmi il Milan di quella sera. Quello che non dimmelo. Gli è piaciuto giocare nel tridente. Dimmelo, perché strumentalisci. Perché la vedi di parte, no, la vedi da Juventino. No, io non sei obiettivo. Non sei obiettivo perché guarda, non conosci le dichiarazioni. Fai delle supposizioni. Allora, Tiziano, giudicate voi. Allora, impara a fare l'allenatore, glielo sta dicendo. Ah, lo dici tu. Ah, hai visto l'interprete. Tu interpreti quello che ti fa comodo. Ma almeno tu leggila. Meno tu leggi, avuto io so leggere, conosco l'italiano, forse leggila. Più di te, sicuramente, leggila. E conosco più Ibrahimovic, forse più di te. Che cosa avrebbe fatto Ibrahimovic, tra l'altro, dopo essere stato assente per 3 turni, squalificato, poi è rientrato e ha fatto subito una tripletta, il Milan però aveva giocato bene anche in sua assenza, un errore del vero, perché sennò sembra che tutto il Milan sia Ibra dipendente, no, il Milan regge benissimo il campo, sta facendo uno strepitoso, purtroppo lo dico da interista, strepitoso campionato, a differenza della squadra nerazzurra, però Ibra poi nel dopo partita a un certo punto anche a una collega di Sky si è rivolto dicendo guardi, cioè proprio così. Capito? Quello stava facendo l'intervista Panatta. Ho capito, però, se prima abbiamo detto che certi modi di fare le interviste possono risultare urticanti, anche le risposte anche possono risultare urticanti, no? Vogliamo vedere il top delle, diciamo così, bravate di Ibra, che rimane un grande campione. Ultima cosa, si è ironizzato un po' sul mal di pancia di Ibrahimovic all'inizio della settimana. È vero che hai mal di pancia? Mi fa male pancia quando vedo te. Grazie. Ibra, stai imparando. A casa mia ti lascio vedere chi è Maricone. Ah? Ma lei, pues me vengo a tu casa. E porta tua hermana anche. Estás enfadado. Ibra, che no. Non te enfades, hombre. Tanti parlano di Champions. Arrigo Sacchi ne ha vinte 2.
e con una battuta ha detto che se non avevi il 46 o il 47 di piede, non lo so, forse non ci arrivavi su quella zampata del primo gol. Possibile, non lo so, però anche Sacchi sembra geloso perché sta parlando troppo, deve parlare meno in televisione e anche ai giornali. Se lui vuole qualcosa mi devi venire a me a parlare. Era un complimento alla fine. No, però ho anche parlato prima, quando ero in Barcellona, non solo adesso. Ma io credo di poter esprimere con correttezza ed educazione quello che penso, senza offendere le persone, non credo di aver mai offeso. Però se vuoi qualcosa vieni da me, non solo in televisione. Ma io non voglio nulla, mi chiedono le cose e dico quello che penso, ripeto, mai offendere. Non mi dà niente, non mi dà motivazione, è solo che quando uno parla troppo e tu sei uno di loro. La giornalista è stata urtata leggermente dalla macchina di Zlatan Ibrahimovic, l'avete vista, che lasciava il centro sportivo. La ragazza è rimasta contusa ad una mano dopo l'urto fortuito con lo specchietto della vettura dell'attaccante svedese. Eccolo, facciamo rivedere ancora, soccorsa da un'ambulanza, è stata portata in ospedale per dei controlli, ma sta bene. La squadra sta facendo bene, sto aiutando la squadra e loro aiutano me. Cazzo, guardi! E grazie. Grazie a Zlatan Ibrahimovic. Vabbè, un po'. Ha scritto nella sua autobiografia, perché Ibrahimovic ha già scritto un'autobiografia che si chiama Io Ibra. Tra l'altro, sono stati venduti i diritti per farne un film. Sulla sua storia di ragazzo del ghetto, c'è una frase che è giusta, che scrive, e dice che i ragazzi possono anche uscire dal ghetto, ma certe volte poi è il ghetto che non esce mai da te. E quindi ogni tanto, secondo me, gli esce questa botta da: se hai qualcosa da dire, vieni a cercare e dirmelo in faccia, cazzo qua. Oh, chiedo scusa, l'ho detto, ma insomma si capiva che può capitare. Sì, può capitare, però quando uno ha una platea davanti di milioni di persone come questi qua, che vanno in giro per il mondo, essere un personaggio pubblico così tanto, forse un filo di responsabilità in più in se più ci sarebbe sentire. Io sono d'accordo, soprattutto perché quelli li vedono veramente gli adolescenti, sì, i ragazzini che comprano le figurine e tutte queste cose qui, un filo di non voglio fare. Per questo che Panatta durante un incontro di tennis ha scavalcato la transenna, vabbè, quello... e ha cominciato a tirare cazzotti a tutti quelli, vabbè, pure gli italiani che ti favano per sbaglio. Può sicuramente succedere. Però se lo fai 15 volte... Che voleva dire? No, è molto più grave quello che ha detto Ed Sacchi. Sacchi era... Le spiego. Lei che non ha mai fatto sport, si vede infatti. Dopo una partita tesa, così, scontro fisico, sì, a uno un po'... Insomma, è un po' come il freddo, no? Io giro un po' il chiccherone. No? Sì. E allora... può capitare che gli scappa una parolaccia. Invece da freddo, quando stava con Sacchi, secondo me è stato molto maleducato. E secondo me il ghetto lì è uscito. Sì, fuori. Sì, è un po' uscito. Non ho fatto vedere, a proposito di questa notizia, vera o verosimile, sul è vietato morire in questo comune, che altrove ci si è attrezzati a morire. Beh, sì, o meglio, come organizzare il trapasso. Perché, Pizzi, si stava cercando le chiavi? No, perché? Vabbè, ma è un argomento... No, ho visto che stava... Sì, ho capito. Sì, vabbè, insomma. Ha messo le mani in tasca, diciamo famoso così. Sì. Aggiustare i giocattoli. Sì, lei ha beccato Berlusconi, abbiamo già detto, alla parata del 2 giugno che si stava mettendo a posto il reparto giocattoli. Lui se lo può permettere. Bravissimo. E invece, se no, altri giocano alla caccia al tesoro, come sottoscritto. Vogliamo per cortesia vedere... La mosca cieca. Aspetti qua. Signor Antonio, la sua barra è pronta, se si vuole accomodare. Il 7 novembre, porte aperte alla Funeral Center. Vieni, scegli la tua bara, scatti la foto e partecipi a un concorso sensazionale. L'appuntamento con l'aldilà è dalle 9 alle 12. Al termine degli scatti mortali verrà estratto il vincitore del viaggio andata e ritorno in una capitale europea a scelta, e quello solo andata, il funerale, completo persino di banchetto all'americana.
al fortunato che vincerà gli regaleremo il funerale. Ma c'è una scadenza per il buono? 100 anni. Ah, quindi c'è tempo. E a morire, a pagarci sempre tempo. A voi che siete previdenti e lungimiranti, avete pensato bene di far fare il viaggio, di far guardare la nostra bella Europa prima di... andare all'altro mondo. Così, sì. Il concetto è questo. Certamente. Torniamo un attimo alla storia della prenotazione del, del funerale con lo sconto. L'hanno prenotato i baresi? Allora, parecchie persone, sono venute con il volantino e hanno prenotato. Dobbiamo fare chiarezza però. Se io ho avuto lo 400 euro di sconto sul mio funerale e dovessi vincere, come funziona? Ma se lo potrà dare al parente prossimo. Quindi abbiamo pensato anche a questo. Anche questo. Dovesse vincere, sì. Chi ha prenotato il suo funerale lo cede. Sì, lo cede. Ma questo rapporto con la morte, come... Noi cerchiamo di drammatizzare, però purtroppo se siamo nati, purtroppo dobbiamo morire. E quindi va fatto, cioè qualcuno lo deve fare. Purtroppo qualcuno lo deve fare. Ci pensate voi? Certamente. Già è triste che ha perso la vita. Se non ci ridiamo un po' su, è meglio ridere un po' su. Che diceva Pizzi, scusi? A Roma, qualche anno fa, c'è stato un principe romano della dolce vita che è morto e prima di morire aveva organizzato nella stessa piazza, piazza San Lorenzo Lucina, il suo funerale la mattina e nel pomeriggio c'era una serata danzante con tutti quanti la gente e tutte le sue donne. E quante erano? 4-5 4-5 di quelle che si conoscono. Per cui hanno festeggiato la dipartita. Ha festeggiato la dipartita ma in maniera tranquilla. Ma guardi che in America, ad esempio, come si vede sempre nei film, c'è la cerimonia, poi ci si ritrova a casa, si mangia, si beve, è un modo di ritrovarsi in maniera conviviale in occasione dell'evento luttuoso, come cantava Lucio Dalla in una canzone che era Ciao, da una parte c'è qualcuno che nasce, dice nella canzone, da qualche parte c'è qualcuno che muore, sì. Ed è il ciclo della vita. Lei lo sa che Panatta è diventato nonno? Si figuri che me l'ha detto mia madre vedendo questa trasmissione in una serata in cui lei offendeva Panatta dicendo che ormai era diventato vecchio. No, ormai! Questo è un'offesa. Mia madre riportava così. Poi. Si vergogni. Si vergogni. Con... Sì, no, lo dico solo che praticamente per... Sì, non gira con la carta di identità, Panatta, gira col codice Hammurabi. Andiamo in pubblicità, grazie. È entrata la Wanda a restaurarmi quel minimo. Passato un buon weekend? Insieme ai suoi amici. Dove? Con chi? Con Madoni? Ah no, non come lo chiedo scusa, non lo vedo. Possiamo inquadrarlo così? Vabbè, ma questi sono casi vostri. Dunque, oggi sul Foglio dei Fogli, che è l'edizione del lunedì del quotidiano diretto di Giuliano Ferrara, che racchiude tutta una sorta di riassunti di altri articoli, si segnala che la showgirl Justine Mattera ha raccontato: Mattera, a me una volta il vibratore ha preso fuoco mentre lo stavo usando. Kate Moss ne aveva uno che si attivava quando le telefonava il fidanzato di allora, Pete Doherty, e invece Daryl Hannah ne usa uno a manovella per evitare di acquistare le pile che considera inquinanti. Adesso, con tutto il rispetto, immaginare, diciamo, un toy, un giocattolo a manovella. Lei riesce, Pizzi, a immaginarlo a manovella? No, a me no, e non mi frega proprio niente. Vabbè, la ringrazio. Invece lei doveva reggere il gioco. Vogliamo per cortesia vedere il contributo che gli autori hanno selezionato per... Una serie di toy? Dei toy. Vediamo. Abbiamo ancora due contributi veloci da far vedere. Ma allora, siete qui per darmi un aumento?
Così mi piaci, scherza sempre, simpatica. Già, beh, io. Sì. No, sul serio. Siamo tutti entusiasti per l'aumento di ascolti di quest'anno. E nel prossimo incontro che faremo sono sicuro. Zio. Che succede? Niente. Scusate. Che stai facendo? Sto cercando quel telecomando. Che telecomando? Quello... Cosa? Davvero te le sei messe? Ci vai adesso? Va tutto bene? Sì. Sì. Questo switch è una cosa squisita. Credo sia il migliore che abbia mai assaggiato. Sì, voglio chiedere la ricetta al chef. Abby, aspetta, ti va di raccontare a Errol della nuova campagna di promozione che inizierà la settimana prossima? Certo, 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 certo. Sono strisce di 15 secondi. Ogni ora, all'inizio di ogni ora. Sì, sì, sì. Sono così. Così. Diglielo, Mike. Sì, diglielo, Mike. Sì, sì. Sì, dovresti dirglielo. In realtà mi piaceva il modo in cui glielo stavi raccontando. Forte. Dovresti continuare. Sì. Cosa c'è nel ceviche? Sono diverse da qualsiasi cosa abbiate mai provato. Credetemi. Si tratta di Mike e la sua dura verità. E sono così. Così audaci. Così sfacciate. Così sfacciate. Oddio. Oh, così fantastica. Dio. Sì. Sento che vi piaceranno. Oh. Oh. Ha un entusiasmo irresistibile. Devo andare alla toilette, se volete. Scusarmi. Scusa, amico, è il mio giocattolo. Sapevi fin dall'inizio che ce l'aveva il bambino? Dall'inizio no, diciamo dalla metà in poi. Mi sembrava carino lasciarti finire. Che gentile. Beh, per fortuna in un tram chiamato desiderio non è richiesta una prestazione di questo... Scusi, visto che ha bazzicato tutti i generi, cioè la televisione, il cinema e il teatro, adesso dovesse dire, mantenendo magari la possibilità di fare tutte e tre le cose, però qual è la situazione in cui si è trovato meglio? Cinema e teatro li alternerei molto volentieri. Televisione? No. Cioè... Televisione con molta parsimonia e... perché è molto più complicato trovare le cose fatte. Poi se capita una trasmissione seduto in mezzo a pizzi e panata... Ma qui ci vengo volentierissimo. No, sì. Anzi, se... No. Di chi? No, no. No. Di chi, di chi? Di chi, di chi? Anzi, se... Se vuole, noi la invitiamo sempre. Visto quando... che ho fatto anche l'altra trasmissione, sì. Città che criminali, no? Sì. Come si chiamava? Sì, sì. Città criminali. Possiamo anche... Ma io, se vuole, la prossima volta possiamo fare che le capita di essere a Roma, non in tournée, non gira. Viene, facciamo così, lei conduce e lei io mi siedo in mezzo, mi piacerebbe molto. Sarebbe mica male. Andiamo a vedere l'ultima clip da teatro, per cortesia. Sì, sì, lo so, in tempi, foracchiamo di un secondo, non succede niente. Marchioni a teatro, un tram chiamato desiderio, fino a ieri... Nel contratto della Louisiana esiste una cosa chiamata codice napoleonico, secondo il quale qualunque oggetto appartiene a mia moglie è anche mio, e viceversa. Ride, ride e rovescia indietro la testa. Oddio, ma che figlio legale che hai! Sono impressionata. Se non sapessi che sei la sorella di mia moglie, mi farei certe idee su di te. Per esempio? Non fare la finta tonta, lo sai benissimo. Dove sono le carte? Quali carte? Le carte, quella cosa su cui si scrive. No, ma ce ne sono di tanti tipi, sai? Carte da gioco, carte da lettera, carte da parati, carte igienica. Sto parlando di carte legali relative alla piantagione. Sì, delle carte c'erano. Vuol dire che non ci sono più. Ci saranno da qualche parte. Ma sono nel baule!
In quel baule c'è quasi tutto quello che ho al mondo. E allora perché non le cerchiamo? Stanley apre con violenza il baule. Ma che cosa ti dice quel cervelletto da bambino piccolo? Ma che cosa credi che io voglia imbrogliare qualcuno? Che voglia nascondere qualcosa a mia sorella? Faccio io, faccio prima e subito. Blanche va verso il baule e ne estrae una scatola di latta. In questa scatola ci sono tutte le mie carte. La apre. E quelle di sotto? Sono lettere d'amore, ingiallite dal tempo. Tutte dello stesso ragazzo. Lei parla con furore. E dammele! Prima ci buttiamo un occhio. Lei parla con furore. Il contatto della tua mano mi offende. Meno male. Lei parla con furore. Se le toccate tu, io le brucerò. Ma che diavolo so? Lei parla con furore. Poesie! Composte da un ragazzo che è morto. Parla con furore. Io gli feci del male come tu vorresti fare. Parla con furore. Non puoi più, perché io non sono più giovane e vulnerabile. Parla con furore. Il mio giovane marito lo è. Parla! Ridammele! Cosa vuol dire che adesso che le ho toccate io tu le vuoi bruciare? Adesso sei andata stanca, debole e sfinita. Scusa, ci avevo perso la testa per un momento, no? E che tutti abbiamo delle cose che non vogliamo che gli altri tocchino. Quanto perdeva di peso a ogni esibizione? Un po'. Nel senso che mi devo mantenere con una dieta molto alta perché stavo per tre ore di fila in scena tutti quanti consecutivamente, quindi tosta, eh? Bel dispendio. Oh, da una lo so che devo chiudere, però non possiamo, perché anche se giovedì prossimo tornerà a calcare le scene in questo studio, non possiamo astenere. Da un attore vero a un simile attore di un film in costume su un militante dell'Armata Rossa superdotato. Faccia finta di aver capito. Abbate, Fulvio Abbate. Ciao Antonello, ciao Adriano, ciao meraviglioso pubblico di IP Rosso. Mi trovo sul set di un film storico e anche un film porno. È la storia di un superdotato troschista. La trama è un film muto, quindi come puoi ben immaginare, come faccio a raccontarti la trama? A disposizione ci hanno dato un asciugamano e un cappello. Così, scene con cappello, scene senza cappello. Il titolo è... Il titolo è... La bretella CCCP di Pizzi, l'ultimo comunista, neanche Bertinotti userebbe, preferisce il cashmere. Come si chiama il figlio, suo figlio? Marco. Marco, bene, salutiamo Marco, la mamma, che sicuramente a quest'ora speriamo stiano già a fare le ninne. Grazie Vinicio Marchioni e complimenti. Grazie di essere tornato a trovarci insieme a Panatta e a Pizzi. Ci vediamo domani, martedì. Arrivederci. Chi c'è l'ospite? Mi ricordo. Chi abbiamo invitato? Ennio Marchetto domani sera abbiamo invitato. Bene, che sta al Parioli.